L'interprete di Maggie Pierce ha rilasciato una lunga intervista a Entertainment Week in cui ha parlato dei punti salienti della nuova stagione. April Kepner ha abbandonato Grey's Anatomy alla fine della 14ª stagione, il chirurgo d'urgenza ha infatti lasciato il suo posto al Grey Sloan Memorial Hospital per iniziare una nuova carriera a servizio dei più bisognosi. Accanto al suo ex fidanzato e ormai marito Matthew, la Kepner ha deciso di ricominciare da zero in seguito alla recente esperienza che l'ha tenuta tra la vita e la morte. La nuova edizione di Grey's Anatomy, in partenza il 27 settembre, dovrà quindi fare a meno di uno dei suoi pilastri, ma la presenza di April sarà ancora molto forte. La storia d'amore tra Maggie e Jackson è appena nata. Kelly McCreary, l'interprete di Maggie Pierce, ha rilasciato un'intervista in occasione del party per gli Emmy Awards organizzato da Entertainment Weekly. L'attenzione della bella attrice si è concentrata innanzitutto sulla relazione che il suo personaggio ha intrapreso con Jackson Avery e sulle conseguenze della partenza di April Kepner. Ecco cosa ha dichiarato, la 15ª stagione inizierà esattamente dagli avvenimenti della 14x24. Jackson e Maggie stanno ancora vivendo le prime fasi della loro relazione, diciamo che stanno cercando di conoscere i reciproci pregi e difetti. Non posso dirvi molto. Attualmente abbiamo girato pochi episodi ma il percorso che vogliamo affrontare è di conoscenza. Ciò non vuol dire che tutto filerà liscio. Ci sono ancora molte tracce di April nella vita di Jackson e non potrebbe essere diverso dal momento che hanno una figlia insieme. Un passo fondamentale per la coppia sarà il rapporto che Maggie instaurerà con Harriet, ma sono fiduciosa. Il personaggio che interpreto ha uno spiccato senso materno che abbiamo già potuto constatare con i figli di Meredith. Meredith ed Andrew, sogno o realtà? La storia d'amore tra Maggie e Jackson non è tuttavia l'unica su cui i fan si stanno concentrando a pochi giorni dal debutto della nuova stagione. L'altra storyline che ha scosso il fandom è quella che riguarda Meredith Grey ed Andrew DeLuca. È già stato confermato che lo specializzando non sarà il nuovo grande amore della protagonista, ma la scena del promo che li ritrae a letto insieme è frutto della fantasia o un evento reale? A questa domanda ha provato a rispondere la McCreary, voi cosa pensate che sia? Non posso rivelarvi nulla. Non so se si tratti di finzione o realtà ma è giusto chiederselo. Penso che dovremmo solo aspettare e vedere cosa accadrà, ma non mi dispiacerebbe fare un sondaggio tra i fan e vedere cosa la gente si aspetta da questa storia. Le new entry e il triangolo Amelia Owen Teddy. L'attenzione di Kelly si è poi concentrata sulle due new entry. Stiamo parlando di Chris Carmack che interpreterà il nuovo primario di ortopedia dopo Cali Torres e di Alex Landi che presterà il volto al primo chirurgo omosessuale delle serie. Porteranno molte novità all'interno dell'ospedale. Una ventata di aria fresca che porterà alla nascita di nuove coppie oltre ad influire notevolmente su quelle già formate. Sono sicura che vi divertirete. Infine una piccola riflessione anche sul tanto atteso triangolo Amelia Owen Teddy, l'imminente arrivo del bambino causerà sconvolgimenti soprattutto nella vita di Owen e Amelia. Ci sarà un bel po' di confusione all'inizio e Maggie, suo malgrado, si troverà coinvolta perché assisterà Teddy nel corso della sua gravidanza. Racconteremo una storia d'amore complicata in grande stile, quello che ha sempre contraddistinto Grey's Anatomy.